Da Roberta Sias, una nuova puntata di Una mela al giorno, un programma che va quotidianamente su Radio Cusano TV Italia. Stiamo cercando di seguire l'epidemia da Covid-19 sotto diversi punti di vista, dando uno sguardo non solo al nostro paese, ma anche uno sguardo a livello internazionale, per capire anche come la stessa emergenza e come l'epidemia di questo nuovo coronavirus sta evolvendo anche in altri paesi. E oggi dedicheremo la puntata a un focus sul paese iberico. Lo faremo grazie alla nostra corrispondente dalla Spagna, Belén Alarcón, che ci darà tutti gli aggiornamenti su uno dei paesi più colpiti da questa pandemia. Eccola qui, l'abbiamo in collegamento Skype. Benvenuta Belén. Ciao Roberta, grazie, un saluto a tutti. Ecco bene, partiamo proprio dalle notizie più recenti e anche sul sistema sanitario, come sta affrontando questa emergenza, le ultime notizie. Sì, Roberta, partiamo come sempre vedendo un po' le cifre che ci danno questa fotografia di come al momento la situazione in Spagna è dal punto di vista di questa crisi sanitaria, ovviamente. Quello che vediamo negli ultimi giorni è che c'è un trend positivo del calo dei contagi, anche dei morti rispetto ai numeri delle settimane scorse, nonostante a inizio settimana abbiamo visto qualche eccezione per quanto riguarda l'aumento sia delle vittime e dei contagi, ma quello che si tiene a sottolineare il governo è che dallo scorso 2 aprile i numeri stanno scendendo e quindi si può affermare che la curva dei contagi si stia consolidando, quindi che c'è un rallentamento di questi nuovi contagi a causa di Covid-19. Ricordiamo che la Spagna, come ben dicevi, è uno dei paesi più colpiti al mondo, è esattamente il secondo paese al mondo con più vittime mortali dopo l'Italia, anche se gli Stati Uniti si avvicinano sempre di più. Parliamo di un tragico bilancio di oltre 15.000 persone decedute dall'inizio di questa pandemia, e anche la Spagna è al momento il secondo paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti. Nel merito sono ormai 152.000 le persone, oltre a questa cifra, le persone contagiate da coronavirus, con numeri, dati che come sappiamo si aggiornano ogni giorno e crescono sempre di più, ma come abbiamo detto una crescita più moderata. Il numero di pazienti guariti dall'inizio della pandemia è fortemente alto nella Spagna. Se facciamo il confronto con altri paesi, parliamo di oltre 52.000 persone che sono ormai guarite al coronavirus, e c'è anche un dato positivo per quanto riguarda i guariti, perché nelle ultime ore il numero di pazienti che sono stati dimessi, guariti, si sta avvicinando sempre di più a quello dei nuovi contagi, e questo ci dà uno scenario abbastanza positivo. Addirittura in alcune regioni, parliamo ad esempio dei Paesi Baschi, che erano state delle prime regioni che si consideravano i primi focolai nella Spagna, ebbene qui già è accaduto, ovvero come dicevamo il numero di pazienti guariti supera a quello dei nuovi contagi. Si riduce anche il sovraffollamento che abbiamo visto nelle ultime settimane, l'abbiamo anche analizzato insieme nei pronti soccorsi degli ospedali spagnoli, ma continua comunque la pressione nei reparti di terapia intensiva. Ricordiamo che in media un paziente può stare in queste condizioni, ricoverati, tra le 2 e le 3 settimane, e vediamo quindi ancora le cifre dei giorni scorsi che si accumulano nei reparti di terapia intensiva, e sono al momento molto alte. Abbiamo raccontato anche che gli ospedali spagnoli hanno moltiplicato nelle ultime ore per 2, per 3, anche per 4 i posti letti disponibili in queste unità, però è possibile il dato che la pressione è calata, passando di un 6% in media di ricoveri in queste terapie, in questi reparti di terapia intensiva, a un 3% che abbiamo visto nelle ultime ore. In totale sono oltre
7.000 le persone che si trovano ancora nel paese iberico ricoverate in terapia intensiva. E intanto il governo spagnolo insiste che il ritorno alla normalità si farà in un modo graduale, con molta prudenza, una volta questa prima fase di contenimento della pandemia sia superata. Così l'ha dichiarato proprio il presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sánchez, durante il dibattito alla Camera dei Deputati per prorogare lo stato di allarme. Infatti, dal 26 aprile il governo prevede la messa in atto di misure progressive per far sì che i cittadini possano recuperare gradualmente una normalità, questo dibattito che stiamo anche vedendo nelle ultime ore in Italia. E per levare progressivamente la quarantena servono più certezze dal punto di vista sanitario, che ancora non ci sono, perché lo stesso Ministero della Salute spagnolo stima che circa 15 di ogni 16 positivi al virus non sono stati diagnosticati in Spagna, ovvero oltre il 90%, una cifra altissima. Gli esperti sono d'accordo sul fatto che in Spagna quindi i contagi sono molti di più di questi circa 150.000 ufficiali. Per questo motivo il governo vuole mettere in atto, vedremo poi se ci sono le risorse adeguate, ma la strategia è quella di mettere in atto diciamo i tamponi di massa alla popolazione attraverso uno studio che dovrà realizzarsi nelle prossime settimane per sapere nel merito quante persone sono state realmente contagiate, forse con dei sintomi molto lievi o comunque con una sintomatologia assente, che sono passate inavvertite. E quando si saprà questo, sapremo anche quante persone sono ormai diventate immuni al virus e sappiamo anche che dopo questo studio potranno ovviamente salire i casi di chiaramente di la famosa patente di immunità che stiamo ricercando anche in Italia. Esattamente, quindi la idea è un po' la stessa, poi si sta dibattendo anche sul fatto di isolare questi nuovi contagi, si deve cercare il modo, diciamo, legale per farlo, sia volontario, perché comunque suppone un attacco, diciamo, tra virgolette, alla privacy, alla libertà delle persone, però la idea era quella di isolarli nei padiglioni sportivi o alberghi, insomma infrastrutture pubbliche, dove poter diciamo, evitare che questi nuovi positivi e contagino ed evitare così una seconda ondata di contagi. E adesso raccontiamo due notizie che coinvolgono i più giovani da una parte e i più anziani della società. La prima riguarda uno studio della prestigiosa pubblicazione dell'Associazione Medica degli Stati Uniti sul coronavirus nei bambini spagnoli. Le conclusioni sono che l'impatto della pandemia nei più piccoli, nel merito a Madrid, che come sappiamo è stato il focolaio, l'epicentro, diciamo, di questa pandemia in Spagna, è stato più grande questo impatto sui bambini spagnoli rispetto ai bambini cinesi. Infatti la regione spagnola ha avuto un tasso di ricoveri di bambini, parliamo di bambini fino ai 14 anni, per Covid-19 più volte, 20 volte, scusate, più alto che in Cina. Quindi sono stati più colpiti i bambini spagnoli da questa pandemia, secondo questo studio. E poi parliamo ancora, andiamo all'altro estremo della società, parliamo ancora del dramma all'interno delle case di riposo. L'abbiamo anche analizzato insieme, Roberta, in altre puntate, dove in queste ore si registrano tanti casi di coronavirus, insomma c'è una situazione abbastanza drammatica. Però la notizia è che si inizia a fare un po' di chiarezza sulle cifre. Non è stato facile per le autorità contabilizzare tutti i decessi causati da coronavirus o per altre circostanze, perché sappiamo stiamo parlando di persone molto anziane, però le regioni iniziano a pubblicare i primi dati ufficiali e sono veramente allarmanti. Pensate, parliamo ancora della regione di Madrid, abbiamo detto quella più colpita, 4.260 delle 4.750 persone decedute all'interno di questi centri per anziani nell'ultimo mese sono state colpite dal coronavirus, ovvero circa il 90% delle morti in queste residenze corrispondono a morti causate dal coronavirus. Quindi soltanto nella regione di Madrid abbiamo oltre 4.000 persone anziani decedute in queste circostanze nelle case di riposo. Anche nella Catalogna, la seconda regione più colpita, i casi accertati di decessi a causa di coronavirus in queste case per anziani sono circa 1.909 casi. Manca ancora però una statistica ufficiale dello Stato spagnolo che man mano si potrà fare chiarezza con tutti questi dati che iniziano a arrivare piano dalle regioni, poiché come abbiamo detto non è un conteggio facile.
Chiaro, come succede anche in Italia, è molto difficile andare anche a fare una mappatura, insomma, di tutte le strutture e anche delle stesse RSA, proprio che ospitano gli stessi anziani. Melene, andiamo a affrontare un altro punto di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti e che è un tema molto delicato che stiamo affrontando anche in Italia, ovvero l'assenza dei dispositivi di protezione individuale, ma anche degli stessi ventilatori polmonari per assistere i pazienti più gravi. Com'è la situazione in Spagna sotto questo punto? Sì, abbiamo visto nelle ultime settimane tanti dottori che hanno proprio denunciato questa mancanza di materiale sanitario per poter svolgere il proprio lavoro, proteggere la propria salute e comunque essere una risorsa disponibile in questi momenti di pandemia per aiutare alle persone che hanno contratto il virus. Abbiamo visto le denunce, mancanza di camici medici, di mascherine o comunque in materiale inappropriato e non omologato per proteggersi in un modo effettivo dal coronavirus. Nelle ultime settimane abbiamo visto nella stampa spagnola come si succedevano le notizie degli arrivi di tonnellate e tonnellate di materiale sanitario, mascherine, guanti, camici procedente dalla Cina, anche un aereo della Turchia e questo dovrebbe un po' mitigare questa mancanza che è stata denunciata, come abbiamo visto dal personale sanitario. Speriamo che così sia, vedremo quello che succederà nelle prossime ore, anche perché, come abbiamo detto, anche la pressione un po' negli ospedali sta calando, ma ancora ricordiamoci è una situazione critica. Alcune aziende spagnole stanno anche riconvertendo la loro produzione industriale per fabbricare materiale sanitario, una sorta di economia di guerra, no? Dove si produce quello di cui ha bisogno la società in questi tempi emergenziali. E parliamo proprio di un esempio, quello della fabbrica di automobili Seat. Perché qui si stanno fabbricando dei ventilatori polmonari, poiché abbiamo visto c'era un deficit che ha costretto addirittura ai medici a dover scegliere a quale paziente dare uno di questi ventilatori per le terapie intensive. Ebbene, la fabbrica che si trova nella provincia di Barcellona, della Seat, ha iniziato a fabbricare questi respiratori di emergenza, si chiamano. L'obiettivo al momento è quello di produrre fino a 100 al giorno, anche se c'è una capacità per fabbricarne anche 300 al giorno se la situazione dovrebbe essere più complicata, insomma. Quindi sentiamo proprio come si sta lavorando in queste ore dalle parole del vicepresidente di produzione e logistica della SEAT, Christian Vollmer. In the production of the new medical device, our emergency respirator, are involved 35 employees per shift. At the moment, we started the production on Saturday. We have a ramp-up curve, like always you have. It doesn't matter if you produce a medical device or a car. So we have a ramp-up curve of more or less 1 week. Also depends on the demand in Spain. Today we are on the fourth day of our production. And the daily output today should be 100. So we don't sell the respirators. It's a donation for the country. We have such a bad situation still in Spain. Today the figures increased again after good progress the last 4 days. And when we had the idea that it was the 18th of March, the situation with the higher growth in, for example, Italy at that time. So we decided we have something to do for the Spanish society. In the respirator, we have 119 parts. So the parts we do ourselves, the parts we have in our stock, and the parts we buy. And with that forecast, we make a daily program also based on the demand in Spain. And what I know from the figures we discussed yesterday evening, we are able to fulfill all the demands in Spain in the next weeks to deliver the emergency respirators to hospitals, doctors, wherever they need it in Spain. Abbiamo sentito a questo dirigente della SEAT, ovviamente lui parlava, i casi sono aumentati nella Spagna e faceva riferimento a questo che dicevamo all'inizio della puntata, all'inizio di questa settimana, si è visto come erano aumentati i casi per poi un'altra volta, fortunatamente, cercare di normalizzarsi questa situazione. Vediamo anche le parole del direttore di salute e sicurezza d'emergenza della SEAT, Patrizia che spiega invece come funzionano nel merito questi ventilatori di emergenza. Sentiamola. It's a very simple device, very easy to use. First of all, I have to say that it's an emergency respirator. In case that we are able to use a conventional one, first
it's better to use the other one. But in case that we are in the intensive care, as currently happens in Spain, and you have not the achieve to put a normal one, then this is very simple to use. All the doctors now, they know how to use it, because you can, with this balloon of air, you can control how many breaths per minute this patient, because each patient has a different one, is going to receive of the volume of the air. And you also can introduce a little bit of oxygen in case you need it. And also, and the most important, there are some controls, safety controls, in order to avoid that it's too much or too less. That's very important, because if not, the doctor is not able to know exactly what is working. And we have also a device, in this device, an alarm in case that it doesn't work, then it's going to be red, and they are calling us, you know, to call to our engineers. 90% of the materials are the same that we used to do the SEAT León, so that makes us easier to produce it by ourselves. And the motor that we are using now to ventilate, to use this balloon, is the whipper screen of the motor of the cars. So we really can, this is, makes very easy for us to do the transformation parts of the car in order to achieve this device. Insomma, abbiamo visto come questa riconversione della produzione industriale, usando addirittura per questi ventilatori le stesse materiali che si usano per fabbricare la macchina SEAT León, quindi è veramente un traguardo molto importante. Assolutamente. Senti, per chiudere questa, insomma, puntata di Una Mela al Giorno, andiamo a vedere anche un altro tema che comunque appartiene sempre alla salute e naturalmente alla sanità, che è il tema dell'alimentazione, visto che la crisi sanitaria, ma anche la crisi economica, è importante ricordarlo, sta colpendo le persone più vulnerabili anche in Spagna, non solo in Italia. Ci puoi parlare della situazione anche del banco alimentare, come si stanno comportando, come stanno affrontando questa emergenza? Sì, parliamo proprio di questo, perché è stata lanciata l'allarme della Banca Alimentare di Madrid, perché dicono che questa emergenza e quindi la crisi sociale, che come dicevi si è derivata da questa emergenza, ha praticamente svuotato gli scaffali di questa grande banca di alimenti che, ricordiamo, aiuta tutte le persone bisognose che fanno fatica a comprare cibo per alimentare se stessi e anche le stesse famiglie. Richieste di alimenti sono spettacolari. Ogni giorno in media riceviamo 450 richieste, queste sono le parole della direttrice di questa banca alimentare. Infatti lo stato di allarme, tutta questa situazione che all'improvviso sta colpendo i nostri paesi, ha fatto sì che crescano le persone anche vulnerabili. Lo vedremo anche in un modo ancora più forte nei prossimi mesi, durante il prossimo anno, e socialmente questo provoca che tante persone che ormai non avevano da prima forse dei redditi per comunque garantire una corretta alimentazione in famiglia, devono vedere la propria situazione peggiorata in queste ore, e per loro queste banche di alimenti sono delle risorse fondamentali per poter fare qualcosa di così basico e comunque importantissimo come è una corretta alimentazione, mangiare. Lo stato di allarme ha fatto, come dicevamo, che crescano queste cifre, ma anche la banca sta chiedendo la solidarietà di tutti gli spagnoli, perché iniziano in queste ore a scarseggiare gli alimenti e le risorse. Ma questo è accaduto anche per la sospensione delle raccolte dei prodotti essenziali che avviene nei supermercati. In questi momenti di allarme non si sta svolgendo questo tipo di lavoro da parte dei supermercati. E poi c'è bisogno di cibo, ma denunciano anche che c'è bisogno di volontari, perché pensate, quelli volontari che lavoravano in queste banche fino al momento erano per lo più persone anziane, persone insomma di più di 60 anni, che come sappiamo in queste ore devono rimanere assolutamente a casa per proteggere la propria salute, poiché sono è la popolazione più vulnerabile, e quindi al momento finché non arriveranno dei giovani che siano in grado di dare una mano in questa situazione, anche lo stesso esercito spagnolo sta collaborando con la Banca di Alimenti di Madrid per non lasciare a nessuna persona senza cibo. Chiaro, poi anche gli anziani, l'hai ricordato anche all'inizio della puntata, sono proprio i soggetti purtroppo più colpiti, sui cosiddetti soggetti proprio immunodepressi, così si dice in ambito scientifico, e giustamente bisogna salvaguardare e tutelare.
Belen, noi ti ringraziamo, abbiamo finito il nostro tempo insieme, ti ringraziamo per la tua non solo precisa, anche naturalmente nei contenuti, la tua precisazione nei contenuti e sempre anche gli aggiornamenti che ci dai dalla Spagna. Quindi grazie, ti do Roberta. Appuntamento alla prossima puntata di Una Mela al Giorno per vedere anche come si sta evolvendo comunque l'epidemia in Spagna, con l'augurio che come l'Italia, insomma, anche la Spagna ne esca assolutamente presto. Grazie Roberta, un saluto da qui a tutti i nostri telespettatori che ci seguono. Grazie Belen. Ecco qui, con questo finisce la puntata di Una Mela al Giorno. Vi diamo appuntamento alla prossima, dove continueremo a seguire tutti i temi principali di attualità che riguardano appunto la sanità e la salute. Ancora grazie per averci seguito e un saluto da Roberta Sias.